Ideal City Between Myth and Reality, la città ideale tra mito e realtà, è la conferenza internazionale del comitato RC21 ospitata dall'Università di Urbino Carlo Bo. 500 studiosi da tutto il mondo si incontrano dal 27 al 29 agosto per discutere di pianificazione urbana e dei modelli di città possibili. La multidisciplinarità dell'evento, attraverso gli interventi di antropologi, urbanisti, sociologi ed economisti, fornirà un caleidoscopio di prospettive sul tema. Il titolo è Tra mito e realtà, ma di che cosa? Della città ideale, cioè quindi della città pianificata, la città che viene disegnata dagli architetti, dai pianificatori territoriali, di quelli che hanno delle idee che vogliono portare avanti. Ma la realtà vissuta è completamente diversa, è una realtà che le persone ogni giorno costruiscono e che si trovano a confrontarsi con problemi emergenti che la pianificazione territoriale non può prevedere. Quello che emerge è l'esito dell'interazione tra il piano, l'idea, la visione, l'idealità e la realtà che viene vissuta. Non esiste uno, non esiste l'altro, esiste un'interazione costante, un dialogo tra queste due dimensioni e quello che poi le persone vivono, ogni giorno. In una città che è patrimonio dell'UNESCO e capitale riconosciuta del Rinascimento, l'università è chiamata non solo a fornire percorsi di qualità per gli studenti, ma anche a fornire tutti quei servizi necessari. Per esempio, noi abbiamo la straordinaria presenza dei collegi universitari che hanno ricevuto l'attenzione della Getty Foundation con un finanziamento importante di recente, e questo mostra l'attenzione a livello internazionale delle altre realtà sulla nostra città. Questo è il lavoro importante che la nostra università sta facendo con iniziative di altissimo livello, come l'iniziativa che oggi stiamo ospitando. La possibilità di avere un laboratorio permanente ci consente di avere anche un'eco internazionale che sicuramente promuove la nostra città, perché Urbino ha questa vocazione naturale di poter ospitare queste tematiche di ampio respiro che riguardano i temi della città e in generale dei centri storici.